Io non posso fare una domanda a te, però dall'alto dei tuoi 120-130 anni di esperienza ti dico solo prendi il microfono e dici qualcosa. No, però devi citare tuo padre. Perché? Lo sai perché era tuo padre? Va bene, volevo scrivere una lettera a Steve e avrei cominciato così: caro Steve, io devo essere grato al cinema americano perché sono figlio di un uomo straordinario che ha lavorato 60 anni della sua vita con Jack Warner. E quindi sono cresciuto con i film della Warner e attraverso i film della Warner e il sistema americano ho capito anche perché l'Italia poi ha fatto dei progressi successivamente con gente come Dino De Laurentiis e Carlo Conti. Perché? Perché noi abbiamo imparato nell'Italia del dopoguerra, e non lo sapevamo, attraverso il cinema americano, ad imparare il sistema americano, cioè come si doveva vendere un film. Qual era il sistema della distribuzione a cui faceva riferimento De Santis prima e il padre di De Santis ancora prima? E cioè il sistema, un sistema fatto di noleggio, fatto di uomini che sapevano fare le vendite, fatto di viaggiatori, salesmen, fatto di, soprattutto di amore nei confronti del prodotto che veniva difeso dall'inizio alla fine. Il lanciamento pubblicitario a cui faceva riferimento giustamente lei, smacinando qualcosa, è il cosiddetto junket. Gli americani ci hanno insegnato il junket. Che cos'è il junket? Il junket è che quando esce un film, lo vedete anche qui a Venezia vengono perché sono stati invitati, perché devono far vedere i loro film, è minimo, ma quando poi devono uscire nelle varie città, nei vari paesi europei e non, partono con un sistema di ferro, cioè registratori, quando decidono che il film deve andare in distribuzione, spendono altri 100 milioni di dollari perché questo avvenga, altrimenti hanno deciso prima di non aver visto il film, il famoso film a casa, altro sistema, incredibile, io ti do i soldi per fare il film, ma mi riservo il diritto di giudicarlo alla fine, quando l'hai finito, l'hai montato e ce lo consegni, perché se per caso i nostri esperti dicono che non è adatto a spendere altri 100 milioni di dollari per la pubblicità in tutto il mondo, la pubblicità in tutto il mondo, allora va direttamente in televisione. Insomma, volevo dire, caro Stefano, io ti sono grato personalmente, io sono grato a te, attraverso te e l'NBA, di essere cresciuto con il sistema americano, perché attraverso il sistema americano ho capito qual è il valore del cinema e poi ho scoperto qual è il valore del nostro cinema italiano. Anche perché senza i Leni e senza i Nolaschi, onestamente, quel dopoguerra italiano fatto di stracci, con una Cinecittà chiusa addirittura, è riaperta soltanto perché così è stato voluto, per fortuna, da gente anche politicamente più preparata. E non voglio fare nomi, perché so diventerebbe una campagna pubblicitaria in questo senso. Noi non avevamo capito che cosa avevamo in mano, l'hanno capito prima loro, sono stati i Leni a capire che magari Roberto Rossellini aveva quelle capacità straordinarie per fare un capolavoro come Roma Città Aperta. È stato Nolaschi che ha capito che Carlo Ponti aveva questo tipo di possibilità, o addirittura scoprire un Dino De Laurentiis micidiale, che è il primo produttore italiano che decide dal 72 di andarsene definitivamente in America e non arriva con le valigie di cartone, cioè, arriva con la Rolls Royce, perché ha fatto già 400 film in Italia. Grande guerra, questo pure scientifico, intuendo anche che l'applicazione di due grandi divi internazionali come Bette Davis e Joseph Cotten, in quello scopo scientifico, lui ci metteva dietro Silvana Mangano e Alberto Sordi. Perché? Per fare cassette in Italia? No, signori belli, per fare cassette nel mondo, vendere il film in tutto il mondo e far diventare popolare Alberto Sordi e Silvana Mangano in tutto il mondo. Vedete, è sempre l'insegnamento del cinema americano. Devo andare avanti? Sì, una cosa. Per 40 anni in Italia l'NPA è stata Jack Valenti. Io sono moderatore, quindi non posso raccontarvi degli incontri tra il texano Jack Valenti e il presidente dell'Anica Abruzzese. Uno parlava in americano, con un certo texano, e l'altro in abruzzese, e si capivano. Però vi chiedo a te di raccontarci qualche aneddoto. Il rapporto fra Jack Valenti e il cinema italiano, innanzitutto, va detto il suo amore per Roma e per l'Italia. Ogni volta che veniva al Festival di Venezia, di tutti i cronisti cinematografici dei telegiornali della Rai, non so per quale motivo, ma forse proprio per questo mio attaccamento morboso nei confronti del cinema americano, chiamavano me
i due fratelli Lungardi, che erano gli uffici stampa che esploravano la parte di Jack Valenti, il quale appena arrivava a Venezia, la prima cosa che faceva, chiamava Paolo Ferrari, che era un suo collega general manager, mi pare, della Metro, e per andare a giocare a tennis. E poi l'intervista lui la faceva con me, e quando mi vede dice, diciamo Ferrari, cioè Carmelo Ferrari era il presidente della NBA italiana, cioè l'ANCA, e soprattutto il rapporto fra Ciampanani e Cetolenti, bisognerebbe scriverci un libro, perché Ciampanani era un abruzzese tosco, scappa grosso il cervello fino, perché se non ci fosse stato lui oggi non ci sarebbe neanche la sede dell'ANCA. E poi Jack Valenti invece era un uomo così aperto alla storia e al cinema, e a quello italiano in particolare, per cui il rapporto era strettissimo. Non si parlava di pubblicità, era insita la pubblicità, faceva parte del gioco, non sarebbero venuti fuori De Santis, non sarebbero venuti fuori i De Micheli, certo divento più qualcuno, ma questa gente è nata perché il sistema con cui hanno lavorato ha insegnato loro come si doveva fare e come si doveva educare il pubblico. Noi in questo momento, caro Stem, abbiamo voglia di portare il cinema da capo al pubblico. Vogliamo che il pubblico ritorni nelle sale cinematografiche. Il grande desiderio che noi esprimiamo in questo momento, anche attraverso un festival importante come quello di Venezia, è che vogliamo vedere lo stesso pubblico che affolla le sale in questi giorni, vederlo ritornare nelle sale del nostro paese. Pensate, una volta mi diceva mio padre, il 70% del fatturato di un film americano, in questo caso, ma anche italiano, era dovuto al piccolo esercizio, cioè a quei piccoli cinemini tipo Nuovo Cinema Paradiso. Erano... Io ancora oggi, quando vado in certe zone d'Italia, dove mio padre è stato il direttore, e quindi portava i film da Roma, e io comunque non sono cinematografo, io ricordo quei paesi, come entro, dico, ah, Cinema Bolivia, Cinema Italia, naturalmente, però i vecchi se lo ricordano, è così. Ecco, tornare a capire che forse bisognerebbe ritrovare il gusto della monosala, discorso molto lungo, potrebbe favorire tantissime cose. È certo però che il cinema non è morto per niente. Sono d'accordo con te. A questo punto lo lavoro di tutto per il momento di chiudere questa riunione di famiglia, quindi passo la parola a Stan per le conclusioni e ti ringrazio veramente per essere stato. Roberto, volevo solo una cosa, per il primo video, nel documentario, grazie a Francesca Mellano, Romagna, Sole Massè, che hanno messo a disposizione tutti i cinematografi, c'è la prova di quello che diceva Roberto Stan, che sono 150 anni. Perché c'è stata intervista a Jack Valenti con la tua foto, che sei uguale oggi, e loro le hanno trovate digitalizzate, quindi in documento ti ritroverai, quindi diamo la prova a preparare poi le daremo anche in copia personale. Pensavo volessi annunciare il prossimo documentario sulla relazione Ciampanani e Jack Valenti, prima lo passi il progetto a Maccani, ma non lo autorizzerei. Vabbè, ci faremo il pitch al mio. Sì, now is your time.